Eccoci, buonasera, siamo anche questa sera con il professor Colaianni. Buonasera, prof. Buonasera, signorina. Grazie della signorina. E siamo qui per presentare al suo pubblico un webinar che terremo in data 6 settembre 2019 alle ore 21. Il professor Colaianni, logicamente, è il docente del corso, è il formatore. E vogliamo un po' raccontare di questi argomenti che toccheremo. Anzitutto vogliamo invitare tutti a partecipare, perché ovviamente essendo tenuto dal professor Colaianni non potrà che essere interessantissimo. Ma il corso si articola così. Allora, mi corregga se sbaglio, professore. Storia dell'ipnosi, l'ipnosi come nessuno ve l'ha mostrata, la teoria delle tre porte, l'ipnosi da teatro, l'autoipnosi, ipnosi e benessere personale, ipnosi e successo lavorativo, ipnosi e relazioni affettive. Allora, il corso durerà 10 ore e si potrà frequentare o online dal vivo e speriamo di vedervi in tanti, o si potrà rivedere in differita. Ci sarà anche il rilascio di un attestato finale. Voleva dire qualcosa, professore? Va bene, in effetti questi 5-6 capitoli, no? Chiamiamoli così, mi trovano concorde e poi le svilupperemo. Spero di poter avere accanto a me nello studio una persona che è un buon soggetto ipnotico in modo da dare dimostrazione di quello che può essere un'ipnosi da teatro e nello stesso tempo di quello che l'efficacia dell'ipnosi per il benessere, per esempio, Certo. oppure lo strumento ipnotico per la terapia. E l'ipnosi, come non l'avete mai vista, questo termine un po' così, è roboante, e in qualche modo corrisponde alla realtà, perché uso l'ipnosi per fare terapia in modo diverso da tutti gli altri, nel senso che non uso un'ipnosi sintomatica, ma l'ipnosi, i fenomeni ipnotici che riesco a produrre come esempi di come funziona la nostra mente, di come la nostra mente segua delle leggi precise che ci consentono poi di raggiungere i nostri obiettivi, siano essi lavorativi o meno, e di come la nostra stessa mente, anche in un mare in tempesta, può rimanere quieta. Ma l'ipnosi è un elemento dimostrativo di una teoria, ecco come non l'avete mai vista. Viene usata semplicemente in modo sintomatico. In questo accolgo quello che in effetti Freud riuscì a cogliere, cioè che usare l'ipnosi in modo sintomatico possiamo avere dei risultati valorativi, ma spesso durano poco. Perché bisogna andare a incidere sulle credenze della funzione umana. È la funzione umana che è la chiave di tutto. È la spada che ferisce, dicevano i greci, è la spada che guarisce. È la spada che ferisce la nostra funzione umana. Se la nostra funzione umana cade nell'errore di voler fare l'onnisciente, non lo siamo, questo scatena un inferno emotivo, ma può scatenare tutta una serie di azioni, di contrazioni, di infilarci in un mare di guai. E tutte quelle storie che si raccontano, percorsi spirituali anche a lieto fine, se si vanno a leggere, è proprio la lettura di come la mente umana, nel tentativo di poter muoversi in sicurezza per poter ottenere, va cercando disperatamente una pietra miliare certa che gli dia la garanzia che qualcosa andrà bene. Questo è il nostro problema di fondo. La tendenza della funzione umana è
la tendenza all'onniscienza, per poter partire sicuri. E non abbiamo nessuna garanzia, però dobbiamo fare con questo. Dobbiamo partire sapendo che purtroppo questa è la nostra terra di mezzo, non possiamo avere nessuna garanzia. L'ipnosi in questo caso, con tutti i fenomeni ipnotici che possiamo mettere in atto, non farà altro che dimostrarci come in un laboratorio scientifico che l'ipotesi che stiamo portando avanti di come ce la caviamo e della via stretta da seguire, che è l'unica che abbiamo, sia quella, che non ce ne siano altri, che quella è la verità su cui fondare la nostra vita, non ce ne sono altre. Noi ci disperdiamo, facciamo dei percorsi enormi, e molte volte troviamo pace nella religione, perché la religione è una psicoterapia indiretta, fondata non tanto su un'autoconsapevolezza, è fondata su un'autoconsapevolezza, e chi l'ha fondata, l'ha fondata sull'autoconsapevolezza. Chi ne detiene in mano le redini della dottrina sono autoconsapevoli, ma per la maggior parte delle persone è una psicoterapia fondata soprattutto sulla certezza di un Dio a cui affidarsi. In un'epoca moderna, come dice Nietzsche, il Dio è morto. Morto come? Perché? Perché la scienza moderna e i progressi della scienza e della tecnica ci hanno fatto pensare che sia possibile allargare lo spazio dell'onniscienza. Come su un campo certo la scienza ci sta allargando quello che prima non sapevamo, ora non lo conosciamo, e noi stiamo facendo lo stesso errore nello spingere nelle relazioni interumane, dove in effetti, dove tutto muta. Noi stiamo facendo l'errore di pensare che, come su un campo certo, ma che era certo però statico anche nei movimenti, abbiamo allargato prima, poi alcune cose ne conoscevamo, poi le conosciamo, e poi l'allarghiamo anche in ciò che noi non riusciremo mai a conoscere, mai a sapere in anticipo. Cioè, perché non lo conosceremo mai in anticipo? Noi non siamo di fatto onniscienti, solo da onniscienti possiamo conoscere in anticipo come andrà a finire la nostra azione. Poi alla fin fine, quello che ci interessa a noi è: io faccio questa azione e questa azione avrà buon fine, lo so, o un cattivo fine, lo so. Quindi posso fare una scelta che mi protegge sia in un verso che nell'altro. Se ero onnisciente, non c'era neppure la religione, non c'eravamo noi psicologi, non c'erano i medici, non c'era nessuno, stavamo tutti a posto. Se eravamo idioti come gli animali, qui abbiamo l'esperienza di un cervello idiota, cioè che non è in grado di prevedere più o meno l'ipotesi di un successo, di un successo in un'azione, e vivono beati. La tecnica ipnotica servirà a farci comprendere come la nostra mente, con l'interazione fra le due funzioni, può realizzare con certezza un progetto. Quindi assolutamente frequentare questo corso non potrà che apportare dei benefici enormi nelle nostre vite, specialmente perché lo presenta lei. E per info e iscrizioni si prega di contattare me, Maddalena Montin, a questo indirizzo m.montin@gmail.com, oppure telefonandomi al 334-9909-427. Quindi questo corso non è solo rivolto agli amici del gruppo del professor Colaiani, ma a tutte le persone che la seguono, e anche, chissà, a qualcuno di nuovo che magari riuscirà a vedere questo video. Anche per i costi è meglio che ne parliamo in email, sono comunque molto contenuti, perché noi riteniamo che questo sia uno strumento che va diffuso su larga scala. Quindi è un corso che assolutamente si potrà permettere chiunque.
Lasciamo riposare le persone durante il mese di luglio e di agosto, professore, che poi li vogliamo a settembre tutti con noi. Sono necessarie per la nostra mente valutativa. Esattamente. La pausa è la parte nostra animale, farà il suo. Va bene, io la ringrazio intanto e la saluto, le mando un abbraccio virtuale e ci risentiamo per settembre, professore. Va bene. Ciao. Grazie. Arrivederci. Ciao. Arrivederci. Ciao.